È morta oggi, 27 maggio 2021, a Milano Carla Fracci. Chi era costei? Era una famosissima ballerina italiana. Si chiamava all'anagrafe per intero Carolina Fracci. Era nata proprio a Milano il 20 agosto del 1936. Pensate che fu una delle più grandi ballerine di tutto il XX secolo. Nell'81 pensate proprio che il New York Times la definì come la prima ballerina assoluta. Origini umilissime, il padre Luigi era alpino sergente maggiore in Russia, la madre Rocca Santina invece era un'operaia di Innocenti di Milano. Una sorella, Marisa Fracci, ballerina di danza classica anch'essa, si formò presso la scuola di ballo del teatro proprio alla Scala di Milano. Pensate che fu anche una ottima politica, infatti fino al 2014, dal giugno del 2009 fu assessore alla cultura della provincia di Firenze. Si è spenta oggi, ripeto, 27 maggio 2021, a 84 anni di età, a Milano, dopo una lunga battaglia contro una malattia imperdonabile, una malattia che molto spesso non perdona. Non sto qui a dirvi di quale malattia si tratta. Vi ringrazio per l'ascolto e per la visione di questo video di oggi, cari utenti di YouTube. Fatemi sapere cosa ne pensate, tutte le informazioni trasmesse sono state prese da Wikipedia, Enciclopedia Libera, pertanto prive di copyright. Carla Fracci riposa in pace. Amen.